Vorresti la maglietta del tuo giocatore preferito? Oppure ne vorresti una con nome e numero a tua scelta? Passa dal link in descrizione, prezzi convenienti, personalizzazione completa e consegna veloce. E inoltre col codice GG94 hai il 10% di sconto. Venite in tanti! Salve a tutti amici youtubers e bentrovati dal vostro Gatorade Rosso 94 e benvenuti all'ultima puntata stagionale con i 5 top e flop di quest'ultima giornata di campionato. Vi chiedo fin da subito scusa se sentirete una voce un po' particolare, ma sono molto raffreddato e la vicinanza con altri video importanti che devo caricarvi sul canale mi impedisce di aspettare per portarvi questo video, ma spero che comunque vi piaccia e vi invito ovviamente a lasciare tanti mi piace se volete che la continui anche per la prossima stagione. Detto questo, buona visione! Numero 1. L'impresa dell'Inter. Iniziamo subito con la partita più incredibile ed emozionante di questo finale di stagione. Uno strepitoso Lazio-Inter che ha visto l'incredibile vittoria nerazzurra e la qualificazione in Champions League dopo 6 anni dall'ultima partecipazione. Un risultato insperato e clamoroso, sia per quanto riguarda i valori delle due squadre che l'andamento della partita a soli 15 minuti dal termine. Nel calcio però non conta solo la tecnica, ma anche la grinta, e l'Inter ha dimostrato di avercela fino alla fine. Perciò complimenti a loro. Numero 2. La cinquina rossonera. Rimaniamo sempre in ambito milanese per celebrare la strepitosa vittoria del Milan per 5-1 ai danni della povera Fiorentina, che ormai non aveva più nulla da chiedere a questo campionato. I rossoneri sono sembrati finalmente sicuri e determinati, una caratteristica che in questa stagione è mancata veramente troppe volte. Ora bisognerà ripartire da questa vittoria per capire quali giocatori devono partire e quali invece devono essere trattenuti per costruirci attorno il progetto del Milan del futuro. Numero 3. L'addio alla Juve di Buffon. Non si poteva poi non nominare la festa scudetto della Juve e il contemporaneo saluto di Gigi Buffon a tutti i tifosi bianconeri, che per ben 17 anni hanno potuto ammirare le sue grandi parate e i suoi interventi decisivi. Indipendentemente dalle voci di mercato che lo vedono ormai un passo dal Paris Saint Germain, parliamo senza ombra di dubbio di uno dei giocatori più forti di tutta la storia italiana, imperfetto a modo suo, ma tremendamente importante per le vittorie della sua squadra. Numero 4. Bomber a pari merito. Ancora una volta Mauro Icardi termina il campionato in testa alla classifica marcatori, ma in concomitanza con un altro giocatore. Tre anni fa era il veronese Luca Toni, questa volta è il biancoceleste Ciro Immobile, che nonostante il recente infortunio ha concluso con la bellezza di 29 gol stagionali, gli stessi di Dzeko nella scorsa stagione. Un'annata strepitosa per entrambi i Bomber, che hanno trascinato le proprie squadre a traguardi diversi, ma importanti a loro modo. Numero 5. La salvezza della SPAL. Tra tutte le squadre in lotta per la salvezza, una di quelle che si doveva salvare a tutti i costi era la SPAL, per il grande impegno e sacrificio mostrato in quasi tutte le partite giocate. I biancocelesti hanno liquidato la Samp con un netto 3-1 e grazie alla sconfitta del Crotone sono rimasti un altro anno in Serie A, obiettivo che, visto il livello generale della rosa, era tutt'altro che semplice. Complimenti a voi! Detto questo, ecco a voi i 5 flop di quest'ultima giornata. Numero 1. Il suicidio della Lazio. Se da una parte bisogna dare i meriti al grande carattere dell'Inter, dall'altra non si può non sottolineare il tremendo suicidio degli uomini di Inzaghi, che dopo aver buttato l'Europa League per 10 minuti di follia, buttano anche la qualificazione Champions con 5 minuti conditi da 2 gol e un'espulsione. Per arrivare in Champions League serve tecnica e soprattutto carattere, e la Lazio ha dimostrato di avere solo la squadra. Numero 2. La retrocessione del Crotone. Dopo il miracolo della scorsa stagione, il Crotone è costretto a salutare la Serie A, in virtù della sconfitta con Napoli e delle vittorie di Udinese, Chievo, Cagliari e SPAL. Una retrocessione difficile da digerire, soprattutto se si pensa ai pareggi con Lazio, Inter e Juve, che però non sono bastati per fare più punti delle dirette concorrenti. Calendario sfavorevole e un po' di sfortuna hanno completato l'opera. Un grosso in bocca al lupo per un ritorno in A in tempi brevi. Numero 3. Perché Sassuolo-Roma in contemporanea? Capisco che ai tempi non si poteva prevedere una differenza così netta di importanza, ma fossi stato nella Lega della Serie A avrei lasciato Lazio-Inter come ultima partita ufficiale del campionato, proprio come una finale. Al contrario, questa contemporaneità con Sassuolo-Roma non ha fatto altro che aumentare il dislivello di spettacolo tra queste due partite, con una diretta gol su Sky che era divisa in un 3% a Reggio Emilia e un 97% allo Stadio Olimpico.
Numero 4. Il ridicolo gol di Marusic. Il gioco del calcio ci ha insegnato che non è la storia del calcio italiano. Una pallonata in piena faccia di Perisic, che dopo il gol ha raccolto qualche neurone per terra e se lo ha rimesso in testa come se nulla fosse. Robe fantozziane. Numero 5. La debacle della Fiorentina. Dopo un girone di ritorno ad altissimi livelli, tutti ci aspettavamo un Milan-Fiorentina più equilibrato e combattuto. Al contrario, dopo il pareggio di Çalhanoğlu, la Fiorentina si è letteralmente sciolta come neve al sole, regalando costantemente l'iniziativa ai rossoneri e piegandosi letteralmente a 90 ad ogni azione offensiva dei padroni di casa. Una giornata certamente da dimenticare. Bene ragazzi, questi erano gli ultimi 5 top e flop della Serie A 2017-2018. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta questa rubrica e se volete che io la riproponga anche nella prossima stagione, magari con qualche modifica che mi potrete far sapere sempre nei commenti. Un saluto e ci vediamo presto per il pagellone della Roma e della Serie A. Sempre e comunque, forza Roma. Ciao ragazzi!